Ciao a tutti, oggi siamo con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Siamo al capo terzo, programmazione, precisamente all'articolo 16, oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione. Il processo di programmazione è finalizzato a definire gli obiettivi e i programmi operativi dell'Ateneo su base annuale e triennale. La programmazione deve essere predisposta secondo il principio di prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Il processo di programmazione deve garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'Ateneo ed è esposto per quanto riguarda gli aspetti finanziari del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e nel bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale. Il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio deve garantire l'equilibrio economico-finanziario del patrimonio. In presenza di eventuali disequilibri di competenza nel budget economico, possono essere utilizzate le riserve del patrimonio non vincolato. Il bilancio unico d'Ateneo previsione triennale deve garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo sulla base dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale e dei programmi triennali adottati ai sensi della normativa vigente. Definizione delle linee guida di indirizzo strategico per la programmazione. Le linee di indirizzo strategico per la programmazione annuale e triennale sono approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento. Esse individuano l'assegnazione ai centri di gestione. Entro 10 giorni dall'emanazione delle linee di cui al precedente, il direttore generale definisce il calendario delle attività per la formazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, nonché il bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale. Il Consiglio di amministrazione assicura la compatibilità tra le linee di cui al comma 1 del presente articolo, tra l'altro con i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale e con i programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1 ter, decreto legge di gennaio 2005, numero 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, numero 43, e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, 150. Il ciclo di bilancio è allineato alla programmazione strategica dell'Ateneo nell'ambito del ciclo unico della performance e fissazione degli obiettivi generali. In questo articolo ritroviamo che tutto quanto quel che compete all'università è collegato dalle linee guida di programmazione di indirizzo strategico ai piani triennali di fabbisogni, i piani dei lavori e anche per quanto riguarda la performance. Articolo 18. Predisposizione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio. Ogni centro di gestione predispone la proposta di budget sulla base degli schemi previsti nel manuale di contabilità, composta da budget economico e budget degli investimenti. Il direttore generale, al termine del processo di ricognizione definito negli appositi manuali, le proposte del budget dei centri di gestione verifica della loro compatibilità con le linee di indirizzo di cui è l'articolo 17 del presente regolamento, di concerto con il rettore. Procede alla predisposizione di bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, che verrà successivamente presentato dal Rettore all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. L'approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Qui vediamo che si passa da una logica top down, ovvero che delle linee guida vengono recepite fino al centro di costo, a delle logiche bottom up, dal centro di costo di gestione fino al rettore. Articolo 19. Esercizio provvisorio. Qualora il Consiglio di amministrazione non sia in grado di approvare il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio entro i termini stabiliti del presente regolamento, autorizza con la propria delibera l'esercizio provvisorio del bilancio al fine di consentire
l'operatività ordinaria. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a 3 mesi, durante i quali potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie, nei limiti per ciascun mese di un dodicesimo della spesa dell'anno precedente, quelle obbligatorie e quelle relative ai progetti pluriennali già in corso dell'esercizio precedente. Qui fa sì che se non si è approvato il bilancio per tempo, il bilancio preventivo, si può procedere a una deliberazione di un esercizio provvisorio di durata 3 mesi, ma in alcuni atenei anche di 4, dove sono consentite solamente le spese ordinarie correnti in dodicesimi. Si prende il bilancio precedente e si divide il costo per dodicesimi, questo eccetto per quelle spese che sono a carattere annuali, mentre per le spese magari dell'assicurazione non si può andare a dividere. Articolo 20. Predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. Ogni centro di gestione predispone unitamente alla proposta di budget annuale e una proposta di budget triennale, sulla base degli schemi previsti dal manuale di contabilità, composto da un budget economico e budget degli investimenti. Il direttore generale, al termine del processo di ricognizione definito in appositi manuali delle proposte di budget dei centri di gestione e di verifica della loro compatibilità con le linee di indirizzo di cui all'articolo 17 del presente regolamento, di concerto con il rettore, procede alla predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, che verrà successivamente presentato al rettore all'approvazione del Consiglio dell'Amministrazione sentito il Senato Accademico. L'approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente, deve venire entro il massimo del 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Articolo 21. Predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria e la classificazione della spesa in permissioni e programmi. Contestualmente alla predisposizione dei bilanci, di cui l'articolo 18 e 20, il direttore generale procede alla predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, nonché stabilire il limite delle risorse impiegabili per favorire l'economicità delle spese, della classificazione della spesa per missioni e programmi. Con questo abbiamo finito, la prossima volta vedremo il capo quarto, gestione e rilevazioni contabili. Grazie a tutti e alla prossima.